GRM, istituzione che rappresento, che quest'anno festeggia il 50° anniversario, è un accidente, non dovrebbe esistere, e purtroppo esiste. PSFR, che ha creato il GRM nel 1958, diceva che era necessario inventare delle istituzioni inutili ma necessarie, e io penso che questa definizione conviene perfettamente al gruppo che lavoro, per il quale lavoro. La mia attività sfortunatamente è molto più vasta che quella della pura musica. Sempre dico, sempre metto avanti la minaccia che un giorno smetterò tutto e farò soltanto la composizione. Questo giorno non arriva, ho 56 anni, dunque può darsi che quando mi ritiri potrò finalmente comporre tanto come voglio, ma in ogni modo continuo di fare della musica regolarmente. Il gruppo di ricerca musicale è un gruppo di 13 persone che si trova dentro di un dipartimento di ricerca e sperimentazione, nel quale ci sono una sessantina di persone, che si trova in un'istituzione molto più grande che si chiama l'Istituto Nazionale di Radiovisivo, dove lavorano 940 persone, per dire la piccolezza del nostro gruppo riguardo alla totalità. Ma questa istituzione, che esiste dal 75, anche se si occupa di audiovisivo, non di musica, ci dà la confianza necessaria, ci dà i soldi necessari per avere i nostri stipendi, per avere il denaro che abbiamo bisogno per sviluppare la nostra attività, ci dà le missioni che dobbiamo seguire. E così questo errore storico, perché intanto tante strutture similari a quelle del GRM che si sono sviluppate negli anni 50 nelle radio di diversi paesi, soprattutto europei, ma anche gli Stati Uniti, sono tutte scomparse, e questa stranamente rimane. E rimanere è sempre una difficoltà, soprattutto in un mondo che non ci capisce facilmente, che cambia, che è molto gestito per l'interesse economico, e nel quale l'idea di creare uno spazio perché i compositori vengano a costruire quello che sarà il suono, la musica di domani, è quasi eccezionale, direi. E noi lottiamo per questa situazione unica, per questa unicità del nostro gruppo, lottiamo perché questa missione, che per noi è storica, ma che è scritta, no? Cioè noi la nostra attività non è inventata, non è decisa da noi, abbiamo contratti con la radio, quello è molto importante, dunque abbiamo un contratto secondo il quale dobbiamo provvedere alla radio tra 20-25 nuove pezzi di musica all'anno, dobbiamo fare fra 10-16 concerti all'anno, dobbiamo fare fra 50 e 80 ore di programmi di emissioni radiofoniche all'anno. Dunque questo è il nostro fondo di attività, tutto è assolutamente positivo, perché fare quelle tre cose è quello che ci piace di più. Ma in ogni caso è scritto, la radio paga all'INA perché l'INA faccia questo lavoro e noi lo facciamo. E dunque la radio non voleva 30 anni fa avere a gestire la problematica delle musiche che fanno intervenire la tecnologia. E dunque ha chiesto a qualcuno, il GRM, di fare questa attività, di fare i programmi radio nelle quali si presentano musiche con nuove tecnologie. E dunque noi di là abbiamo cominciato al rovescio. Avete bisogno di programma radio? Bene. Sarebbe interessante di avere musiche originali. Dunque facciamo uno studio per la produzione. Se facciamo musica originale, passarla direttamente alla radio senza passare per il concerto non è molto credibile. Dunque facciamo il concerto per fare ascoltare al pubblico quelle musiche prima di mandarle in onda. Allora, i compositori che lavorano nello studio
sarebbe interessante che avessero delle tecnologie originali. Dunque facciamo della ricerca tecnologica, così hanno degli strumenti speciali nei quali possono fare un suono unico che soltanto si può fare a Gerem. E dunque, dopo tutto questo, beh, ci sono delle musiche nuove. Cosa sono queste musiche? Facciamo della ricerca sulla percezione, sui modi di ascolto, sull'analisi musicale per capire quali sono queste musiche. E dopo certo tempo abbiamo tante musiche, facciamo CD, facciamo libri, facciamo adesso internet, eccetera, eccetera. Dunque da un punto molto piccolo che è quello di fare l'emissione radio, riusciamo a fare tutto il resto. Dunque questo è più o meno il panorama del Gerem di oggi.